Stiamo avvicinando alla conclusione di questo primo trofeo Terre di Franciacorta messo in cantiere dalla Ronco Maurigi. Alla partenza abbiamo visto gli atleti della categoria G5. Nonostante gli acquazzoni dei giorni precedenti, il fondo del tracciato sta tenendo veramente bene. Un po' di fango, ma per gli atleti dell'off-road è la normalità. Questi ragazzi si stanno veramente divertendo a districarsi sul percorso fettucciato creato nel Parco delle Terme di Ome. E come vediamo dalle immagini, una coppia al comando, il resto del plotone insegue poco più dietro, è allungatissimo in fila indiana e le posizioni si stanno delineando, così come accade proprio in queste gare che riguardano l'off-road. Stiamo avvicinando alla conclusione anche della categoria G5, ancora la coppia al comando, Cremasca e Carbon Ubo, le società rappresentate sulla testa della corsa, e dietro i giochi sono ancora aperti. Tra poco scopriremo chi dei due attaccanti riuscirà ad averla meglio. Proprio nel tratto finale del percorso se ne va tutto solo Lorenzo Celano, che vince davanti a Jacopo Braghieri e a Pietro Genesini. Leggiamo anche la classifica della categoria G5, al quinto posto Dion Casemi della società ciclistica Barbieri, quarto Daniel Raineri della MTB Italia Hot Rock, terzo posto per Pietro Genesini del team Bussola, secondo Jacopo Braghieri della Carbon Ubo e vincitore Lorenzo Celano della Cremasca. Tra le ragazze, terzo posto per Veronica Minelli della Valtrompia, seconda Chiara Guerini della Ronco Maurigi e vincitrice la sua compagna di squadra Nicole Comincini.